Bentornati amici della Non Solo Libri, eccoci qui. Come avrete sicuramente capito dal titolo, parliamo oggi soprattutto di J-pop. Poi vi voglio far vedere anche tre novità, diciamo, tre cose un po' particolari subito all'inizio. Perché? Perché ritorniamo un po' a fare questi video di speciali case editrice. Sono uscite delle novità veramente interessanti, soprattutto due, un cofanetto, un nuovo numero uno, di cui però era già uscita una sorta di piccolo capitolo in regalo, in omaggio dalla straordinaria casa editrice J-Pop, che molte volte propone queste particolari pandettine, insomma, per farci assaporare in maniera cartacea, fisicamente, grazie J-Pop, grande J-Pop, perché quello è il modo buono e giusto per proporre, per pubblicizzare, per far capire che il fumetto si legge in carta e non sugli ebook reader e non sui computer. Il fumetto è carta, è vita, è anima, e così dovrebbe essere letto, insomma. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere. Ragazzi, scusatemi, sarà un video veloce, credetemi, perché insomma il tempo questa settimana è veramente tiranno, ma volevo comunque comunicare con voi e farvi vedere queste straordinarie novità. Sigla! Come dicevamo, eccoci qui, la prima novità che voglio presentarvi al volo, velocemente, poi vedrete anche qualche pagina. Il grandissimo Marcello, ragazzi! Insomma, ritorna finalmente un lavoro straordinario dedicato a voilà, Renzo e Lucia. Pubblicato in Italia da Shock Dom, costo 15 euro. Marcello Toninelli, naturalmente, e Jacopo Toninelli, che in qualche modo ci raccontano, ci avevano già raccontato con l'Odissea, l'Iliade della Divina Commedia, l'Eneide, la Gerusalemme liberata, insomma, Guerre Stellari, le biografie di Mussolini e di Berlusconi e tante altre cose, insomma, ci hanno raccontato, tra virgolette, tante storie meravigliose in maniera sicuramente divertente, simpatica, ma comunque sia attendibile ai fatti, mettiamola così. Insomma, serve un modo come un altro divertente per magari proporre la storia o la letteratura, come in questo caso dello straordinario Renzo e Lucia, i promessi sposi, il Renzo e Lucia del grandissimo Alessandro Manzoni, in maniera un attimino più appunto semplice, magari a un'età tra virgolette un pochino più piccola, prima di arrivare a proporre il romanzo, che è comunque da leggere assolutamente. Beh, questo può essere un buon modo. Non c'entra niente con J-Pop naturalmente, ma ci tenevo a farvelo vedere, insomma è uscito da poco e volevo riproporvelo. E altre due cose che sono uscite della Oblomov Edizioni, in realtà sono delle ristampe in edizione deluxe, esagerate, meravigliose, sono Il soffio del vento tra i pini, eccolo qua, non mi vedete più, che scemo, Oh mamma mia, di Zhao Dao, non so se l'avevo già fatto vedere, credo di sì, spero di sì, non ne ho idea, andatevi a recuperare magari o il filmato che l'ho fatto, non lo so, non mi ricordo, o qualche immagine. Ragazzi, è, credo, una delle opere più belle in assoluto mai fatte a livello grafico, perché è una storia grafica, non è un illustration book, non è un fumetto, un mix tra i due elementi, e credo che 40 euro, mi dispiace per tutti quelli che l'hanno preso in edizione economica, che costava forse la metà, perché la carta che viene utilizzata all'interno di questa edizione e soprattutto la copertina cartonata lo rendono esageratamente ancora più bello e soprattutto godibile per quello che è l'opera che ci è stata donata appunto da Oblomov Edizioni, donata per modo di dire, insomma, creata, rielaborata. Mi dispiace perché non sapevamo onestamente che dovesse uscire un'edizione deluxe, purtroppo è una cosa che è avvenuta più avanti, era già uscito, avevamo già prenotato queste cose, ma vabbè, è andata come è andata. Chi non l'ha ancora comprato, non l'avesse ancora comprato, Il soffio del vento tra i pini, ragazzi, questa straordinaria casa editrice che è Oblomov, che sta creando, proponendo veramente delle opere incredibili con autori straordinari, molto simile a Cocconino, io continuo a dirlo per quanto riguarda alcune produzioni eccetera eccetera, non so se sono amici o quant'altro, se collaborano, non ne ho idea. Ma cavoli, che bella questa edizione, Il soffio del vento tra i pini, Zhao Dao, da avere assolutamente. E poi, voilà, La foresta millenaria del compiantissimo ma mitico, naturalmente, Jiro Taniguchi. Anche qui
non sapevamo dovesse uscire un'edizione deluxe, mi dispiace. 45 euro in questo caso, guardate che bello il formato, straordinario. Ragazzi, è forse una delle opere più particolari di questo straordinario maestro del fumetto internazionale, naturalmente giapponese di base, e io ve lo consiglio, cioè tutta la sua infusa, tutta la sua arte, l'acquerello, la cura dei dettagli, eccetera, eccetera, che troviamo naturalmente in tutte le altre sue opere, ma nella Foresta Millenaria ancora di più. Quindi anche questo, se non l'aveste ancora fatto nell'altra edizione, oppure, ragazzi, sapete cosa vi dico? Ce l'avete nell'edizione precedente, quella brossurata, regalatela. Fate un bellissimo regalo a un vostro amico, alla vostra ragazza, ragazzo, chi volete voi, ai vostri genitori, per fargli capire che il fumetto non è per bambini, magari, e che l'arte grafica è qualcosa di eccezionale, è arte con la maiuscola, e voi vi recuperate quella cartonata. Occhio però! Quello era un Jellica là così. Va. Mamma mia, la stupidera non mi abbandona più. Finalmente andiamo a J-Pop. Scusatemi. Velocemente, naturalmente, come vi ho detto, non avete visto della Foresta Millenaria, eccetera. Sono imbustati, ma poi avevo i miei, li avrei dovuti portare. Comunque sia, cercatevi qualcosa online, lo troverete, bellissimo. Finalmente è uscito il nuovo 5, il numero 5 di Comic and Communicate, che vi sta piacendo veramente tantissimo. Tanti messaggi, scusatemi. Ok. Comic and Communicate, meraviglioso, insomma. Viene 5,90€, parla di questa comic che vive uno stadio di timidezza esagerato, esasperato, ma che sta cercando di affrontare con i due amici, due compagni di scuola, che in qualche modo capiscono le sue difficoltà e l'aiutano veramente tanto. E finalmente, già da questo numero, incomincerà a aprirsi ancora di più e finalmente a divertirsi a scuola, perché prima per quel problema non riusciva naturalmente ad aprirsi. Però incomincia a essere turbata da dei sentimenti che prova naturalmente nei confronti di uno dei due, delle due persone che la stanno aiutando, ok? E qui incominceranno naturalmente, insomma, però vabbè, c'è la festa scolastica, ci sono tante altre cose. È un bellissimo spaccato non solo della vita scolastica giapponese, realizzato molto bene, ragazzi, che porta degli elementi reali e quindi ci fa vivere un po' una slice of life sotto certi aspetti, ma anche uno specchio della vita scolastica giapponese. Ma anche un problema che noi non magari, in Italia magari lo viviamo poco, ma non credo, che è proprio legato alla esagerata timidezza, al non riuscire a spiaccicare veramente una parola. Credetemi, ci sono tante persone in queste condizioni, anche adulti, e avere di fianco delle persone che capiscono, realizzano e soprattutto ci stanno vicine è importantissimo, come sempre. Il periodo poi che stiamo vivendo è un periodo che purtroppo ci porta ancora di più a non riuscire a stare vicine, perché queste persone magari non riescono ad accettare la vicinanza mediatica, cioè quella mediatica, quella tecnologica, che ne so, tramite la webcam, piuttosto che magari hanno proprio bisogno di un confronto, diciamo, reale, fisico. E vabbè, il periodo non è quello che è. Ma stiamo vicino a tutte queste persone perché avrebbero tantissime cose da dire, magari anche molto più interessanti dei vari chiacchieroni come me, ad esempio, eccetera, e che magari non riescono a imporsi, a uscire fuori dal proprio guscio. Aiutiamole, insomma, bellissimo. E poi non ve l'ho mai portato sul canale perché non ce n'era bisogno, è uno dei miti della Nintendo, dei videogiochi in generale in realtà, ma beh, però nato su console Nintendo, più incredibile in assoluto, che è naturalmente BOM! Zelda. In questo caso sta continuando il fumetto, quello un pochino più lungo, che è Twilight Princess, il mitico Link e tutte le sue sfide, naturalmente per salvare la principessa Zelda, questo straordinario personaggio femminile, ma chi mi conosce lo sa, io parteggio per Mifa, ma vabbè, fa niente, Zelda, Link non ti merita, tu devi andare con Mifa, vabbè, è una cosa mia. Link. 5,90€, ragazzi, siamo già al numero 9, sono recuperabili J-Pop, meravigliosa, ma sono anche recuperabili la Perfect Edition degli altri fumetti che riguardavano Ocarina of Time e tutte le altre straordinarie storie legate naturalmente al mondo dei videogiochi di Nintendo e di Zelda. Veramente particolare, veramente bello, molto belli i disegni, molto bella l'interazione, cioè in questo caso
il fatto di vedere Link parlare, perché solitamente Link non parla, no? Siamo noi, e quindi in qualche modo, vabbè, poi chi ha giocato a Zelda Breath of the Wild, l'ultimo straordinario capolavoro, forse uno degli open world, se non l'open world per eccellenza, almeno per quel che mi concerne e mi riguarda, beh, sa di che cosa parlo, insomma. Veramente, veramente, veramente bello. E poi, ragazzi miei, che cosa è uscita questa settimana? Naturalmente, bam, la regina d'Egitto. Siamo già al numero 7, manca poco, sta per finire questa straordinaria, ormai eroina per il suo popolo, per appunto il popolo egiziano, eccetera, eccetera, che in qualche modo sta cercando di cambiare radicalmente il modo di pensare e di vedere la figura femminile e tutto quello che c'è all'interno, naturalmente, del modo di vivere quel particolare straordinario periodo. La mitica Chie Okie Inudo, questa straordinaria autrice con una grafica incredibile, con una capacità straordinaria di riuscire a immergerci perfettamente e totalmente nella vita dell'antico Egitto, ci continua a raccontare queste straordinarie storie che, insomma, l'evoluzione che i personaggi che man mano abbiamo imparato a conoscere è straordinaria. Credetemi, non pensavo fosse così possibile affezionarsi. Prima magari, non dico odiare, perché è sbagliato odiare, non si dovrebbe odiare nessuno, diciamo non sopportare alcuni personaggi che però poi dopo cambiano a seconda naturalmente del contatto con gli altri protagonisti o la protagonista e via dicendo. Insomma, sto cercando di non spoilerarvi alcune cose che avvengono proprio nel numero 7, scusatemi, ma solo per farvi capire, una volta che l'avrete letto, ah, ecco cosa diceva Emanuele, a che cosa si riferiva, insomma, straordinario. E poi l'ultimo, diciamo, di una serie, anche se è il primo numero, ma che riguarda il dio dei manga Osamu Tezuka, che è uscito per la straordinaria sempre casa editrice J-Pop, Boom Vampires, eccolo qua. Ragazzi, qui, nel senso, cosa dire di Osamu Tezuka, che non è ancora stato detto anche su questo canale? Cioè, capite bene, è fumettista straordinario, cioè voglio dire, ha inventato lui tutto, no? Straordinario animatore e un action hero, cioè un autore che è riuscito in qualche modo a sensibilmente a non, magari non creare, ma cambiare il volto del modo che si aveva fino a quel momento di raccontare un determinato tipo di storie. Come in questo caso, quando diciamo un ragazzo, no, che sta scappando bussa a questa porta dello studio, appunto Mushi Pro, e Tezuka lo assume come suo assistente. Però il mangaka scoprirà che il giovane, questo Toppei, ok, appartiene a una tribù di vampiri e lupi mannari. Insomma, un racconto straordinario nel racconto, un racconto quasi appunto sulla vita dello studio di Osamu Tezuka e poi la storia nella storia. Meraviglioso. Forse una di quelle che io personalmente non l'avevo mai letto, per la prima volta lo ho letto e ho, mamma mia, ho detto bam, no? Il cervello mi è esploso. Ho detto, ma cavoli, ma quante cose mi sta insegnando il leggere i fumetti del dio dei manga? Perché? Perché mi ha fatto capire quanto lui, ripeto, a me dispiace doverlo dire, ma è così, ha inventato tutto. Cioè, quello che oggi conosciamo, le strategie editoriali all'interno dei fumetti, il modo di rappresentare lo shonen, l'action, lo storico, il dramatic, il romance e via dicendo, beh, l'ha creato lui. Poi dopo ci sono stati autori meravigliosi, ci sono tuttora autori meravigliosi che lo hanno saputo evolvere, cambiare, rivedere e via dicendo. Ma ragazzi, la base è Osamu Tezuka. E quindi, se voi vi credete dei grandi conoscitori e in qualche modo lettori di manga, beh, qualcosa dello straordinario maestro lo dovreste avere in casa e lo dovreste leggere. Scegliete voi, c'è di tutto, come vi diciamo sempre, di tutto. Quindi, Vampires 1, una miniserie di 2, 15 euro volume, 30 euro vi portate a casa. Una straordinaria opera, anche un po' divertente sotto certi aspetti, ma anche macabra, vedrete. E poi finalmente arriviamo ai due ultimi nuovi usciti nella scuderia, diciamo, di J-Pop. Il primo è un cofanetto, sono 3 volumi, voilà, Parasite in Love, eccolo qua. 3 volumi, ragazzi miei, costa 19,56 euro a volume.
tre straordinari volumi, ragazzi, per una storia incredibile. L'autore lo conosciamo già, Sugaru Miyake, il disegno è di Yuki Otate, scusatemi, character design di Shion e Yuki Otate, Il prezzo di una vita, un altro cofanetto, tre volumi credo, sempre incredibile, che veramente mi è rimasto nel cuore, che possiedo e che mi è già capitato di rileggere, forse per la terza o quarta volta, perché ha un senso di malessere iniziale, ma che ha una grande positività, nonostante tutto, la grande drammaticità della storia, il tempo e via dicendo, insomma, vabbè, ne ho già parlato più volte. Beh, questa è un'altra grandissima prova d'autore. Parasite in Love. Abbiamo due protagonisti. Uno è, scusatemi, lo vado a rileggere, Kengo Kosaka, che è un trentenne disoccupato, e lei una ragazza liceale, Ijiri Sanagi, che, vabbè, non vuole andare a scuola, questo è un'altra problematica, insomma. E bene o male, beh, si incontrano per una serie di eventi del destino, eccetera, eccetera, e man mano si innamoreranno. Ma se il loro amore, il sentimento che provano l'uno nei confronti dell'altra, in realtà non fosse vero, ma fosse chimico, creato in qualche modo da una sorta di invisibile marionettista, come naturalmente le descrizioni ci vogliono riportare, e se questo appunto marionettista invisibile fosse un parassita che si annida nel nostro cervello, nel nostro cuore, nel nostro corpo, a farci provare determinati sentimenti, che cosa cambierebbe per noi? Lo faremmo rimuovere per capire, o andremmo avanti perché quel sentimento ci riempie totalmente, una vita disagiata, una vita che, beh, non ci ha portato fondamentalmente a nulla? Provate a pensarci e soprattutto compratevi questo cofanetto, perché insieme al prezzo di una vita sono quelle storie che in qualche modo un pochino nell'anima ci cambiano, credetemi. Meraviglioso, mamma mia, bellissimo. E poi per finire, beh, allora abbiamo parlato di un po' di cose tristi, no, eccolo qua, Zombie 100, meraviglioso, il primo numero, ragazzi, guardate che bella la pubblicità, il cartoncino, anche qui vedete che bello, quando una casa editrice, diciamo, ci tiene, scusatemi, l'ho rimesso a posto, ci tiene ai propri lettori e alle fumetterie per proporre al meglio il, naturalmente, fumetto, l'opera che in qualche modo pubblica. All'interno, solo per le prime, credo, stampe, troverete anche una cartolina, vabbè che lo state vedendo o lo vedrete, naturalmente all'interno del video di visione del volume. Una cartolina con le mie cose da fare prima di non morire, insomma. E sì, perché cosa succede in questo caso? Akira Tendo, 24 anni, beh, uno dei classici ragazzi giapponesi, volenteroso, finisce in un'azienda da incubo. Una delle classiche che ho scoperto, perché poi leggendo la pandettina che vi dicevo, sono andato a vedere un attimino e effettivamente esistono queste aziende, che sono delle aziende schiaviste, dove in qualche modo il modus operandi sia di chi ci lavora dentro alle alte sfere, sia degli altri che ormai prendono quella visione della vita lavorativa, è quello di lavorare 7 giorni su 7, 24 ore 24 ore su 24, insomma. Lui, e quindi la sua vita che sembrava finalmente rinascere, iniziare in realtà, no? Ha un bel lavoro, ho finito di studiare, finalmente posso dedicarmi alle ragazze, alle mie passioni e quant'altro nel tempo libero, ma il tempo libero non esiste. E allora, essendo appassionato di zombie story, eccetera, pensa che sarebbe molto meglio ritrovarsi in un apocalisse zombie. Beh, il suo desiderio verrà esaudito e si ritroverà naturalmente a un certo punto a vivere, appunto, circondato da zombie. Ma vedrete come la prenderà, assolutamente col sorriso sulle labbra, in maniera forse da pazzo, ma inizierà la sua vera e straordinaria vita in questo mondo devastato, post-apocalittico, zombie fighting e via dicendo. Particolarissimo, sicuramente divertentissimo, un po' di zombie fatti bene, quindi un po' di action e via dicendo che ci sta, ma soprattutto veramente la positività di questo ragazzo, e ci vuole anche questa, visto il periodo che stiamo naturalmente vivendo, insomma. Ragazzi, boom, finiamo qui, per il momento è tutto, io spero naturalmente che questo video, come tutti gli altri, vi sia piaciuto, vi abbia interessato, e soprattutto che, se siete della zona, verrete a trovarci, poi adesso siamo in zona arancione, quindi voilà,
già prima comunque potevate venire senza problemi, e se non siete della zona nella zona continuare a seguirci su tutti i social, voilà, che trovate qui sotto elencati in descrizione, e qualcuno che passa in sovraimpressione, iscrivetevi naturalmente al canale, fate iscrivere più persone possibili, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, ma se ci seguite sui social avrete naturalmente sempre l'avviso che un nuovo video è uscito. Per il momento è tutto, io vi auguro una straordinaria buona lettura, recuperate questi volumi incredibili, seguite il mio consiglio per quanto riguarda i due volumi in edizione deluxe della Oblomov, regalate il vostro se ce l'avete, vi fate quello, quello bello, ma vabbè, fa niente, che brutta cosa, no, in realtà fate un bellissimo regalo e vi tenete l'edizione più bella. Insomma, o se non ce li avete, beh, è il momento di farli perché sono usciti in un'edizione straordinaria, entrambi naturalmente. Bom, basta! Dal vostro Emanuele Tosetti è tutto, buona lettura, ciao!